Siamo l'Istituto GAD di Fornovo di Taro, un istituto che si delinea tra Fornovo di Taro e Langhirano. Qua siamo in uno dei nostri laboratori d'eccellenza. Come scuola facciamo parte delle avanguardie educative. Che significa qualcosa? Significa portare una didattica ai ragazzi diversa da quella normale. Significa comprendere le difficoltà dei ragazzi, le varie lacune. Ogni tanto i ragazzi arrivano a 14 anni con mille dubbi nel loro percorso e noi abbiamo cercato attraverso dei laboratori d'eccellenza di dare delle risposte, di dare della curiosità. Ecco, questa è la finalità della scuola, nei suoi vari indirizzi. Questo laboratorio è uno dei laboratori che fa parte del laboratorio territoriale per l'occupabilità. Che cos'è? Ormai già da vari anni abbiamo questi laboratori che nascono per un utilizzo che non è solo della scuola. Questo è in particolare di meccanica e meccatronica, ma ne abbiamo altri nell'informatica, nella chimica e in una logica nel quale al mattino i ragazzi fanno formazione. È una formazione pensata non solo per il mondo delle aziende, ma pensato anche per avere degli stimoli in più, della praticità in più. E poi al pomeriggio vengono utilizzati per i corsi delle aziende, dall'area in primis, ma in generale tutte le aziende del territorio, in un percorso che forma quindi le aziende, quindi i tecnici delle aziende, ma non solo, forma anche i percorsi ITS. Che indirizzi abbiamo qua? Noi qua abbiamo sia a Fornovo che a Langhirano, abbiamo gli indirizzi del liceo scientifico con curvatura scienze applicate, abbiamo gli indirizzi tecnici, informatica e telecomunicazione, amministrazione, finanza e marketing e poi l'indirizzo professionale di manutenzione e assistenza tecnica. L'indirizzo liceale appare anche nel suo percorso quadriennale, pensato in una visione europeista, quindi con una logica anche di formazione nel quadriennio che è europeista, quindi pensata per dei ragazzi che vogliono andare in Europa, ma non solo loro, tutti, come dire, la nostra formazione è questa. Nuovo, qua a Fornovo abbiamo anche il percorso quadriennale di manutenzione e assistenza tecnica con curvatura meccatronica, che è un percorso pensato per il 4 più 2 famoso, cioè che si aggancia al mondo della formazione poi ITS. A Langhirano abbiamo gli stessi indirizzi, ma non abbiamo i percorsi quadriennali, ma abbiamo un liceo scientifico nuovo con curvatura chimico-biologica, pensata per formare dei ragazzi in un ambiente, in un settore, quello del mondo del prosciutto, a largo campo, quindi dalle scienze naturali alla biologia, ai futuri veterinari o medici, quindi potenziare una formazione STEM molto importante. Proprio in questi giorni ha iniziato anche, siamo partiti con l'inaugurazione dell'Academy del Prosciutto, che sarà un'occasione per formare i ragazzi non solo dal lato tecnico, ma anche dal punto di vista batteriologico e biologico dei suoi laboratori. Il GADDA, con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, in particolare con quelli che derivano dal decreto ministeriale 170 del 2022, è riuscito a realizzare nelle due sedi, quella di Fornovo e quella di Langhirano, una serie di iniziative e di attività che altrimenti non sarebbero state possibili. Direi che l'obiettivo che abbiamo cercato di perseguire è fondamentalmente quello di mettere al centro di ogni attività l'interesse dei nostri studenti, valorizzando la personalizzazione degli interventi, valorizzando il loro modo di porsi rispetto alle relazioni e rispetto alla loro formazione complessiva. Siamo riusciti ad attivare diverse iniziative, tra le quali meritano di essere elencati i laboratori finalizzati al recupero delle competenze di base di matematica, lingue straniere e italiano. Abbiamo anche attivato una serie di percorsi con mentoring, psicologi e pedagogisti per quasi 1500 ore. Sono percorsi ai quali hanno partecipato circa 150 studenti. Si sono svolti in orario mattutino durante le lezioni e gli studenti hanno avuto modo di riflettere su se stessi, hanno avuto modo di rimotivarsi, hanno avuto modo di capire quali erano le loro reali esigenze.
tra i laboratori che siamo riusciti a far partire ci sono quelli di fotografia, il laboratorio di musica, i laboratori che hanno visto la partecipazione di esperti nei settori della pet therapy, un laboratorio a Langhirano sulle colture idroponiche e altri laboratori ancora riusciremo ad attivare a breve per potenziare le discipline STEM. Sono stati anche organizzati dei corsi per il potenziamento delle discipline linguistiche francese e italiano, sia rivolte a docenti sia rivolti a studenti. Tutto questo, torno a ripetere, ha un unico obiettivo, quello di valorizzare lo studente, di metterlo al centro di ogni nostra azione in un'ottica, in una prospettiva che vuole che oggi sia un bravo studente, domani sia un bravo cittadino.